Ah, no, 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 fi di I. Di meno I. Più epsilon di T. Allora, attenzione, questo è una... che cos'è? Allora, intanto epsilon di T, per adesso ignoriamolo un secondo, questo termine è casuale, ok? E che cos'è questa che io ho scritto qui? È una media pesata, è una media pesata delle ultime n osservazioni. N lasciamolo pure arbitrario, no? Cioè sto facendo una media pesata degli ultimi n valori osservati. Adesso, ponete il caso che n sia uguale a 2, vedete che diventa φ con 1 x di t meno 1 più φ con 2 x di t meno 2. Quindi attraverso φ con 1 e φ con 2 io faccio la media pesata delle ultime due osservazioni. E poi dopo aggiungo un termine di errore. Ecco, questo è qualcosa, questa media pesata è qualcosa di più flessibile rispetto a una regressione. La regressione è rigida e chiaramente il suo valore è univocamente determinato. Poi invece io ho introdotto due pesi che mi permettono di piegare questa retta come voglio, in sostanza. Di piegare questa estrapolazione come voglio. È sempre lineare come una regressione, però è più flessibile. Allora, adesso fatemi fare il caso, per andare avanti, per semplificare la notazione, di n uguale a 1. Allora io posso scrivere che x di t è uguale a φ con 1, x t meno 1, più epsilon di t. Ecco, questo modello ha un nome ben preciso, viene detto modello autoregressivo di ordine 1. E viene indicato con la sigla AR1. Beh, semplicissimo, no? Come vedete, altro non si fa che esprimere l'osservazione successiva in funzione di quella immediatamente precedente. Nient'altro. Più un termine epsilon. Ecco, così facendo, chiaramente, vedete, di una semplicità estrema, no? Però l'applicazione presuppone che cosa? L'applicazione di questa tecnica presuppone la conoscenza di φ con 1 e la descrizione probabilistica, cioè la descrizione della probabilità di epsilon di t. Ecco, dopodiché voi potreste avere delle perplessità perché potreste chiedermi sì, però io quell'epsilon me lo devo inventare. Cioè, anche una volta che io ne conosca la distribuzione di probabilità, e attenzione, voi la conoscete perché voi potreste andare a fare questo calcolo per tutti i valori osservati e trovare tanti epsilon quanti sono i vostri numeri osservati. Se voi avete 1000 osservazioni di portata fluviale, potete provare, noto questo parametro, questo deve essere noto, noto φ con 1, voi potreste andare a vedere quanto vale epsilon. Provate a immaginarvi, se io avessi due valori osservati di x e chiamiamoli x cappello, no? X cappello non è il massimo, facciamo x osservato, ci metto un pellice O, x osservato di t e x osservato di t più 1, fatemi fare t meno 1 che è meglio. Se io ho questi due valori disponibili, allora io posso applicare questo modello e calcolarmi un x di t simulato
che è uguale a phi con 1 x osservato di t meno 1 più epsilon di t, giusto? Io posso applicare questo modello qua. Bene. E in questo modo io posso calcolarmi questo x al valore t così come è dato dal modello. Ma allora, attenzione, io che cosa posso fare a questo punto? Posso calcolarmi epsilon di t. Anziché calcolarmi x di t, fatemi calcolare epsilon di t. Quindi scrivo epsilon di t è uguale a x di t meno phi con 1 x con 0 di t meno 1. Però voi potreste dire, sì, ma io epsilon non riesco a calcolarlo perché non conosco x di t. No, lo conoscete perché l'avete osservato. Quindi con due osservazioni a disposizione io riesco a calcolarmi un epsilon di t. Però se due osservazioni ne avete 1000, di epsilon di t ne calcolate 999. Quindi epsilon voi potete stimare la distribuzione di probabilità se avete delle osservazioni e se conoscete il valore di phi con 1. Quindi attenzione, io ho detto no, bisogna conoscere due cose, phi con 1 e la distribuzione di probabilità di epsilon. In realtà, se ho delle osservazioni e conosco phi con 1, la distribuzione di probabilità di epsilon io la trovo, no? Però mi potreste dire, sì, ma dopo, una volta che la conosco, la distribuzione di probabilità, come si fa a generare degli epsilon, cioè a inventarmi dei valori di epsilon? Beh, guardate, si fa con Excel, si fa con R, adesso tra un attimo lo facciamo. Non è un problema quello. Bisogna però conoscere la distribuzione di probabilità. La generazione di numeri casuali è semplice. Bene, allora, però ci rimane in sospeso questo tipo di uno, come si calcola, è un parametro. E guardate che se anziché avere il modello autoregressivo di ordine 1 avessimo il modello autoregressivo di ordine 10, perché n gli facciamo assumere valore 10, non cambia nulla, i parametri diventano 10 ma la procedura è la stessa. Adesso mi fermo, ricordandovi qual è il mio ultimo quesito, cioè noi siamo adesso, ho reintrodotto questo modello di estrapolazione. Vi ho detto che deve soddisfare determinate condizioni e in particolare che deve convergere alla media e vi ho detto che questa è una formulazione molto semplice per scriverlo e alla fine vi ho anche chiarito in modo molto pratico che se avete dei dati osservati noto phi con 1 poi la epsilon, la distribuzione di probabilità la stimate e nota la distribuzione di probabilità con R e con Excel riuscite a generare dei valori di epsilon futuri. Adesso il quesito aperto rimane come calcolare phi con 1 e badate bene, e chiudo, come calcolarlo in modo da imporgli di convergere alla media e basta. Adesso farei una pausa di un quarto d'ora e poi dopo prendiamo il computer e prima di passare al modello IMOD vi faccio vedere come funzionano questa generazione di numeri casuali, come si calcola la distribuzione di probabilità. Ecco, un consiglio che vi do, questi concetti che io ho cercato di rendere estremamente tecnici sono però concetti ostici, ne sono perfettamente consapevole. Ecco, il consiglio che vi do per cercare di renderli meno ostici, la via senz'altro più consigliabile è quella di prendere il PC, generarsi dei numeri e fare due conti. E dopo vi chiarireste, se voi faceste questo esperimento, adesso per un po' lo faremo, vi chiarireste che la statistica altro non è che un modo intelligente per andare ad osservare dei numeri e cercare di capire se esistono delle regolarità, tutto lì. Sono operazioni estremamente semplici, è più difficile entrare, rendere l'idea e assimilare il concetto, ma in realtà le operazioni sono semplici.